Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi ragazzi andremo a vedere il nuovo aggiornamento che hanno fatto sul server taiwanese di Castle Clash appunto. Allora, hanno messo un nuovo eroe ragazzi, andiamo subito a vedere questo nuovo eroe. E non vi voglio commentare, dare un mio commento su questo eroe, ma lascio a voi giù nei commenti farmi sapere che cosa ne pensate di per quanto è potente. Infatti adesso ve lo faccio vedere questo eroe per 5 secondi ragazzi, 5 secondi. E poi lasciatemi nei commenti la vostra opinione al riguardo. Avete visto ragazzi quindi quanto è potente, non dico altro e andiamo a vedere quali altre migliorie sono state apportate e quali modifiche sono state apportate al gioco. Allora, oltre a eroe abbiamo un roll gratis ogni giorno di un eroe qui, che sto aspettando proprio su questo server dove Anubis, che ho portato anche qualche volta in live, per fare questo primo roll e rollare anche queste 1000 gemme. Dobbiamo ritirare i vari premi giornalieri. Vediamo un po', andiamo a triploni. Primo triplone, ragazzi, un bel nulla. L'ultima volta abbiamo trovato Anubis. Secondo triplone, nulla. C'è anche un altro singolo, solo blu. Questa volta solo blu. Oltre questo hanno implementato delle missioni per nuovi giocatori che al momento qui abbiamo anche in parte completato. Qui possiamo vedere i martelli, praticamente i martelli servono per diminuire il tempo di costruzione delle strutture, poi ci dà libri, uova, possiamo andarli tutti quanti a ritirare. Ok, qui abbiamo diversi martelli, continuiamo a ritirarli, dà anche una carta campione. E quindi queste appunto sono le missioni che fra 2 ore, vedete, altri premi verranno sbloccati. E quindi queste sono le missioni per i nuovi giocatori. Poi nel libro qui sotto adesso abbiamo anche le missioni che dobbiamo fare. Praticamente adesso abbiamo il quadro completo di tutto ciò che dobbiamo fare ogni volta che apriamo. Possiamo usare il libro blu invece di dover andare a aprire ogni singola cosa per avere un quadro più chiaro. Hanno rinnovato la chat, sinceramente hanno messo questi simbolini e niente, questo hanno un po' rinnovato la chat, speriamo funzioni anche un pochettino meglio, non solo graficamente. Hanno aggiunto 10 nuovi slot nel magazzino e anche un nuovo slot nell'altare degli eroi appunto per il nuovo eroe uscito. Hanno implementato anche una nuova skin del villaggio, che è questa, praticamente una specie di mondo subacqueo che si può ottenere con 200 pergamene a differenza di quella precedente nel villaggio spettrale che costava solamente 50. E in ultimo hanno aggiunto un nuovo pet che è questo qui. Purtroppo non ho una traduzione della sua skill, ma comunque volevo farvelo vedere perché è questo. Poi aggiorni ovviamente aggiorneranno anche il nostro server e ne sapremo di più, oppure vi farò sapere in qualche live che farò in questi giorni se ho aggiornamenti. E quindi questo è tutto per l'aggiornamento che ci aspetta anche sul nostro server all'incirca la prossima settimana. Lasciate un bel like e soprattutto un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate del nuovo eroe. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.